perché guarda caso c'è quell'amico un po' secchione, un po' rompiscatole, un po' attivista politico a scuola che linka dei pezzi strani e uno su 10 può essere interessante, ma può essere interessante per gente come voi, non per gente necessariamente che compra il giornale o gente che è consapevole di quello che ha detto Minzolini a Rai 1, no, TG1, perché non interessa, non è questo, possono accendere il televisore e vederlo e lo sanno. Interessa una notizia come, che ne so, scoprire che all'interno del corteo di sabato 15 ottobre c'era una serie di persone del Teatro Valle che volevano semplicemente dire noi facciamo buona musica, occupando un teatro perché non ci danno i soldi, noi da un mese stiamo in un teatro occupato e in questo teatro facciamo musica di qualità, ci portiamo gente nel palco del mondo scorso, ci portiamo il jazz, ci portiamo il pop rock. È una cosa diversa da quello che si può avere. E per farlo basta un po' di impegno, a volte anche la fortuna di trovare gente, ragazzi. A noi è capitato con Gioventù Attiva a Roma, che era un gruppo di ragazzi che facevano politica, ma in un senso strano, cioè questi avevano chiesto alle Legambiente uno spazio dove stare, in cambio pulivano un'oasi di Legambiente, facevano delle petizioni per ripulitura delle strade del loro quartiere. Ragazzi così che hanno cominciato a scrivere anche per noi, per darci il punto di vista sulla loro zona. Senti, tornando proprio sull'aspetto prettamente giornalistico, mi permetto anch'io un diritto di critica. Certo, voi da una parte vi differenziate dai media tradizionali, però poi dall'altra, come redazione siete tutti giornalisti professionisti, quindi nell'albo i veri indipendenti vorrebbero togliere. Esatto. Molti di voi collaborati, io ho detto Sole 24 Ore, Repubblica, ANSA, insomma qualche padrone se l'avete anche voi, non è magari una colpa. Vi chiedo anche su internet quale deve essere il compromesso per poter mangiare, perché voi gli introiti non credo che li facciate solo con delle persone. Allora, molto brutalmente, le collaborazioni sono vendendo articoli. Quegli articoli che riusciamo a vendere, stranamente, sono i peggiori. Cioè, ci chiedono degli articoli, capita questo Dorsello che è il nostro diciamo direttore, con il Sole 24 Ore gli chiedono degli articoli che sono oggettivamente cretini, ma glieli chiedono proprio, cioè guarda per favore fammi un articolo con queste caratteristiche e questo, ma guarda che non viene, fammelo così, e gli chiedono degli articoli cretini. Noi siamo professionisti perché la prima idea da studentelli è stata cerchiamo di arrivare ad avere un titolo su questa cosa, per scoprire poi che era assolutamente relativa, assolutamente anche fuorviante. Trovato ragazzi che scrivono bene anche se non hanno mai visto una lezione di giornalismo, perché ce l'hanno nel sangue. Allora, alla fine il discorso è stato questo. Sì, siamo arrivati al professionismo perché ci abbiamo voluto provare per la via tradizionale, però poi alla fine ci rendiamo conto che è un'istituzione assolutamente autoprotettiva, è una casta, l'hanno detto, mi rendo conto di non dire una novità, ma è vero effettivamente anche da dentro, e abbiamo detto va bene, proviamo a farlo autonomamente, però non abbiamo padroni, in qualche modo dobbiamo mangiare, c'è gente che come me ha fatto, per dire, il call center nel frattempo del giornalismo, e alla fine l'idea è stata quella, ok, cerchiamo di farlo arrivare a un abbrivio tale per cui tra pubblicità, perché è quella che vogliamo mettere poi nel sito, e quello che ci ha colpito, non credevamo, abbiamo il problema adesso di come regolamentarla, la cosa delle donazioni, vediamo se fa. Una parte che noi avevamo già messo era sottoponi la tua inchiesta, come diceva prima Lorenzo riguardo a TV o al giornalismo partecipativo, perché alla fine ribadisco, le notizie le fanno le persone, non le fanno i giornalisti. I giornalisti, bene che gli va, sono dei testimoni. La foto che ha girato negli ultimi 3 giorni di Gheddafi ucciso è un fotografo professionista, per la presa no, è un fotografo professionista che si è trovato davanti di fronte un cavannello di ragazzi, uno col cellulare in mano, che stava facendo vedere agli altri un video che lui aveva ripreso, sto ragazzo aveva ripreso sta foto, cioè il video, e il fotografo professionista ha fatto una foto di un fermo immagine,
lui non c'era fisicamente lì, non c'era andato, perché dire quanto il giornalismo e il fotografo arriva dopo, è la persona che vive la notizia, dalle manifestazioni alle guerre, alla politica, all'economia, sono i ragazzi, la gente. Beh, mi dai il là proprio per presentare l'ultimo ospite, che non è casualmente l'ultimo, che è Giampiero Valenza di www.it, che praticamente si definisce il primo quotidiano online per ragazzi. Allora, anche a te chiederò di spiegare in due minuti il progetto, la grafica accattivante di Giovanile. Poi dopo che l'avrai spiegato, noi stavamo parlando della foto di Gheddafi. Io ho visto il primo sito dove comunque si trattano appunto delle informazioni per ragazzi giovani. Quando arrivate a trattare una notizia come la morte di Gheddafi, voi avete cercato di farlo in maniera poco truculenta, la foto non l'avete pubblicato, parlate anche poco di politica, cioè sono temi troppo scabrosi da spiegare poi ai ragazzi giovani, si può fare anche con un linguaggio diverso ma trattando le stesse tematiche degli adulti. Allora, www.it nasce circa un anno fa. Nasce con l'obiettivo di colmare un vuoto, cioè cercare di spiegare ai ragazzi perché vengono date determinate notizie e cercare di fargliele capire. Per quale motivo? Perché, come hanno detto i vari relatori nel corso della giornata, l'informazione è un po' come un fiume, per cui noi siamo all'interno di questo fiume di notizie e queste notizie sono tantissime. Basti pensare che qualche anno fa venne stimata l'elaborazione di un'agenzia di stampa che magari molti di voi conoscono, che è l'ANSA, la produzione giornaliera di un'agenzia come l'ANSA qualche anno fa, ben prima dell'avvento di internet, poteva riempire all'incirca 500 pagine di un quotidiano come il Corriere della Sera. Quindi era all'epoca una produzione di notizie notevole, e ora questa produzione di notizie, grazie anche alla rete, si è praticamente depubblicata. Ora, noi nasciamo con questo obiettivo, cercare di spiegare ai ragazzi delle notizie che noi selezioniamo e che riteniamo opportune per la crescita formativa dei giovani. Ecco perché puntiamo molto a non parlare di politica e puntiamo molto nei nostri pezzi a farci delle domande e a porci delle risposte, perché la cosa importante è che poi siano gli stessi ragazzi ad andare a scuola e dire: benissimo, ma perché è successa questa cosa? Perché è importante che si parli della morte di Gheddafi? Non perché c'è la foto turbolenta del dittatore che viene trasmessa in televisione e molti colleghi se ne lavano le mani dicendo: è un fatto storico, quindi vi trasmettiamo le immagini di Gheddafi. No, è tutto falso. Loro trasmettono le immagini di Gheddafi semplicemente per fare audience, perché la solita frase, il solito assioma giornalistico delle 4S, sesso, sangue, spettacolo e sport, tira tantissimo e dà molto interesse. Per questo motivo viene trasmessa l'immagine di Gheddafi morto. Noi cerchiamo di parlare di cosa invece? Al posto delle 4S forse è più opportuno parlare delle 3C, cioè cultura, crisi e carestia. Per quale motivo? Perché è giusto che i ragazzi capiscano dove va il mondo, e il mondo può, e i ragazzi possono capire dove va il mondo puntando su queste tre cose. Prima di tutto la cultura. E noi nella nostra parte bassa, se chi sta guardando il nostro sito può vederlo, puntiamo molto su tematiche come imparare. Ora lì trovate la notizia delle macchie, semplicemente perché puntiamo anche su questioni ambientali e puntiamo molto anche su spiegare ai ragazzi come si può vivere in maniera così green, tra virgolette. Ma puntiamo anche, se puoi tornare indietro per cortesia, puntiamo anche su temi legati alla didattica delle scuole in pratica, quindi abbiamo docenti di lingua italiana, persino docenti di lingua araba che spiegano le loro materie. In quel caso vedete una domanda di questi giorni: che cos'è la legge reale? Ne avete sentito parlare in televisione, noi cerchiamo di spiegarla.
Quindi puntiamo molto sulla cultura e puntiamo molto su due fattori essenziali, cioè la crisi e le carestie. Per quale motivo? Perché nel mondo gli assetti geopolitici, quindi gli assetti dei rapporti dei vari paesi, dipendono molto da questi due fattori, cioè dalle crisi economiche derivate dagli interessi del petrolio, gli interessi della famosa guerra dell'acqua, che tra breve sarà molto più importante del petrolio, e le carestie, perché per esempio nel Corno d'Africa ci sono milioni di persone che sono disperate, centinaia se non migliaia di persone che muoiono di fame semplicemente perché c'è una carestia e tutti praticamente la ignorano. Quindi cerchiamo di puntare soprattutto su questi aspetti. Per quale motivo? Perché con queste 3C i ragazzi possono andare in classe e raccontare e chiedere ai propri insegnanti che tipo di il perché di queste cose. Ed ecco perché poi la cronaca diventa un'attività multidisciplinare, per cui si può andare dall'insegnante di matematica e chiedere, che so, magari il perché viene fatta una legge economica, per dire, o che cos'è un vincolo di bilancio, oppure si può andare dall'insegnante di storia o dall'insegnante di letteratura. Perché non è vero che le notizie sono sterili e rimangono lì 5 minuti o 2 minuti al telegiornale. Le notizie poi si evolvono e quindi ciò che noi cerchiamo di fare anche è ritornare sulle notizie dopo qualche mese e capire che cosa è accaduto, che tipo di evoluzioni ci sono state. Ecco, ma Giampiero, ma la vostra selezione, diciamo, è fatta più sul tipo di notizia o sul metodo? Nel senso, se noi apriamo un giornale oggi, voi quante, in percentuale quante notizie di quelle che sono trattate sul giornale potreste mettere anche nel vostro sito? Dei giornali tradizionali molto poco, cioè delle famose, dei giornali che seguono la regola delle famose 4S, molto molto poco. Noi si cerca di selezionarle anche in virtù di questo stimolo che viene dato alle scuole. Per esempio noi parliamo poco o nulla, se non praticamente zero, di politica, perché, perdonami la parentesi, perché spesso il dibattito politico rimane legato semplicemente che ai gruppi di pressione legati alla politica, e quindi molte volte il dibattito che viene fatto via agenzie di stampa, via televisione, via radio, via telegiornale, rimane legato semplicemente per equilibrare gruppi di potere che poi magari dopo due giorni, una settimana, vanno lì a morire. Noi la politica ogni tanto la spieghiamo, cioè cerchiamo di raccontare il perché avvengono determinate cose, cioè per quale motivo il Presidente del Consiglio deve andare dal Presidente della Repubblica... Si stacca il microfono. Per quale motivo accadono determinate cose, e quindi noi più che altro le spieghiamo, cerchiamo di raccontarle, perché è giusto che i ragazzi sappiano, i ragazzi e il resto, perché avvengono determinate notizie. E qui poi rientro sull'altro tipo di discorso, quindi c'è una doppia questione, sia di merito delle notizie, sia poi di metodo nel raccontare le notizie. Cioè, quando esponiamo, quando cerchiamo di raccontare notizie su Doobidoo, cerchiamo di usare un linguaggio che sia il più possibile semplice e che possa poi riannodare i vari discorsi che magari sono stati detti in precedenza. Per quanto riguarda invece un altro tipo di discorso, cioè quello che dicevamo della foto di Gheddafi, noi abbiamo a coadiuvare il progetto di Doobidoo, che è, Pablo, e chiudo parentesi, totalmente mare in mano, perché nasce qui a Grosseto, e ci sono due psicologhe. La prima lavora in una fase di preproduzione della notizia, cioè dà quella consulenza ai giornalisti nel caso in cui un giornalista si senta tra virgolette in imbarazzo su come trattare una notizia. Noi nasciamo col grande difetto di essere stati formati nei famosi giornali dei 4S, quindi bisogna cambiare il linguaggio e il modo di esprimersi. L'altra psicologa invece collabora al progetto in una fase di post-produzione e quindi racconta eventuali fatti di cronaca particolarmente truculenti, e cerchiamo di fornire ai ragazzi l'ABC per interpretare determinate notizie. Cioè, è molto importante capire perché i mass media puntano l'attenzione su determinati aspetti anziché su altri, perché in questa maniera si cerca di dare agli utenti finali
gli strumenti per capire quando e come vengono plasmati i loro cervelli. Io consiglio a tutti di leggere un libro meraviglioso scritto da un professore universitario americano. Si chiama L'arte della persuasione, come farsi dire sempre di sì. È utile se volete rimorchiare una ragazza pure o comprare una macchina in pratica, perché spiega le tecniche che usano i venditori americani per vendere le macchine più scrause, più assurde, i catocci più invendibili. Ora, anche le ragazze più brutte poi. Anche se capita, anche quello. E la cosa importante infatti è questa, cioè cercare di capire le regole che sono alla base della comunicazione, cercare di capire quali sono le regole alla base della persuasione e della comunicazione, per poi andare ad interpretare il perché vengono date certe notizie. Ok? Cioè, per quale motivo in questi giorni si sta parlando molto di Gheddafi? Non solo perché sta nell'altra sponda del Mediterraneo, ma perché ci sono una serie di equilibri politici e geografici che stanno cambiando. E questi equilibri politici e geografici poi ve li ritroverete voi tra qualche anno sul groppone, perché tutta questa serie di equilibri poi dopo andranno a condizionare le vostre azioni. Quindi non è che quel diploma che prenderete alla fine resterete a lavorare semplicemente qua a Grosseto, buonanotte. No, non è più così. Ormai la rete, anche internet, aiuta così tanto i ragazzi che è possibile ragionare in termini anche di reti professionali globali. E quindi potrete lavorare non più guardando alla Maremma come vostro bacino esclusivo, ma guardando e non solo all'Italia, ma anche al mondo. E quindi è importante conoscere queste cose, perché poi alla fine vi fate anche voi un'idea e cominciate a capire che tipo di comportamento avere anche in relazione con le terze persone. Cioè, qua è stato dato, e permetto di concludere così, è stata una giornata meravigliosa dove si è parlato soprattutto di un tema che magari viene insegnato poco nelle scuole, cioè la sociologia. Anche Giulio Rossetti ha fatto quell'analisi meravigliosa sui social network, no? E sulle reti sociali. Noi d'altronde facciamo parte di una comunità e quindi siamo una rete sociale. O siamo una rete sociale reale come questa, o magari possiamo essere una rete sociale virtuale. Allora, la cosa importante è conoscere le regole. Una volta che si conoscono le regole, questi secondo me si possono governare, seppur il flusso delle informazioni è un fiume in piena che scorre, o il flusso dei social network è un fiume in piena che scorre appunto. Con questo fiume in piena mi chiedo se avete qualche domanda. Come vi trovate, cioè come vedete la cosa del appunto di travesti, di grosso filtro? Uno strumento che in realtà permetterebbe di abbattere completamente le date di filtro, cioè di essere così filtro dalla realtà perché selezionate le notizie e poi rispondere. Cioè, e dall'altra parte chiedo, come la responsabilità dei pubblici di essere giornalismo punk, tra virgolette, cioè privo di qualsiasi filtro? Considera che a mio giudizio è impossibile pensare che non ci sia nessun filtro, perché diceva uno dei più grandi scienziati della comunicazione italiani, che è Francesco Fattorello, che è impossibile che non ci sia un'influenza nelle cose. Siccome siamo una rete sociale, è ovvio che c'è sempre un'influenza di qualcosa rispetto ad altro. E quindi, seppur rete, immaginiamo, almeno a mio giudizio, immaginiamo la rete come se fosse un golem, un grande gigante che si muove. È ovvio che questo fiume in piena della rete è difficile da controllare, e questo rende possibile un discorso più democratico, perché è ovvio che non c'è più lo Stato padrone che governa l'informazione. Dio che è così. Però, d'altro canto,
è giusto anche che ci sia una, diciamo così, che venga filtrata tra virgolette l'informazione, dandola con dei parametri che possano essere definiti anche dai principi etici giornalistici, visto che, e poi magari uno può, possiamo parlarne per ore sull'uso dei codici deontologici, che tra l'altro, lo dico in inciso, valgono anche per quanto riguarda tutti gli altri cittadini che scrivono sul web, visto che la carta di Treviso e il codice deontologico sono allegati al codice della privacy e quindi hanno valore erga omnes. Comunque, a prescindere da questo, come ci si lavora? Secondo me ci si lavora di pari passo, perché da una parte è giusto che chi ha le competenze tecniche e chi ha le competenze formative, che quindi diciamo a una certa età, tra virgolette, possa utilizzare uno strumento come internet con la massima disponibilità, la massima libertà, eccetera, eccetera. Dall'altra è anche giusto però che ci sia uno strumento che possa indirizzare il ragazzo verso determinate notizie, perché altrimenti si perderebbe nel mare magno dell'informazione. Cioè, è ovvio che altrimenti tutti si mettono a guardare il sito www.strullato.it e si mettono a vedere i vari video con varie cose e poi magari non concentrano la propria attenzione sulle notizie. Per questo abbiamo da qualche mese prodotto un giornale che si chiama Dubi Week, che esce in carta ed è il primo esempio di settimanale free press dedicato alle scuole, e lo abbiamo sperimentato qui a Grosseto con un discreto successo, perché noi creiamo uno strumento didattico che parli di informazione. Cioè, siamo praticamente, diciamo, un secondo anello dell'informazione di internet. Non siamo concorrenti alla Repubblica, non vogliamo esserlo, non ci interessa, siamo uno strumento didattico che parla di cronaca. Dal pubblico c'è qualche domanda per tutti i nostri ospiti, non solo per Pier. Se non ci sono domande facciamo un breve giro anche con gli ospiti di prima. Io vorrei chiedere a Daniele Chieppi, con cui avevamo cominciato, il comunicatore Unicredit, cioè per rappresentare il personaggio. Aspetta, mi ero preparato una cosa, ecco, tu hai detto che hai smesso di fare il giornalismo perché non è un mestiere socialmente utile come pensavi. Sei andato sul web, che comunque è la parte, diciamo, dell'utilità sociale, però poi anche tu ti sei, tra virgolette, piegato a delle logiche di parte. Il web non ti forniva qualche altro strumento per essere più socialmente utile rispetto al comunicatore di un'impresa? Allora, sì, è vero, il ragionamento sul fatto del perché ho smesso di fare giornalista, perché l'ho trovato meno socialmente utile di quello che sperassi, è legato al fatto che comunque sia in una grande testata, io ho lavorato per 10 anni a Repubblica, ci sono una serie di logiche editoriali che ti impediscono di essere assolutamente libero in ciò che dici. La rete ti permette di dire liberamente quello che vuoi, la rete ti permette di esprimere il tuo pensiero in maniera assolutamente libera, la rete ti dovrebbe permettere di raggiungere, di far raggiungere col tuo pensiero, di fare in modo che il tuo pensiero raggiunga chiunque. Perché poi ho scelto di fare il comunicatore? Non mi ricordo chi dei relatori ha parlato di spesa, in realtà poi è un problema banalmente di stipendio, quindi insomma, c'è un mutuo e ci sono delle bollette da pagare, però al netto di questo, io continuo a lavorare, a tentare di lavorare come giornalista e a tentare di scrivere quello che penso e riportare le mie testimonianze. Il problema, da questo punto di vista, e qua vorrei aprire una piccola parentesi, è che la rete, proprio perché chi scrive sulla rete, chi ha un sito di informazione sulla rete, ha normalmente spesso un modello di business debole, non è sempre in grado di sostenere la propria libertà. La libertà nel mondo, la libertà di chi fa informazione, la libertà di chi è in qualche modo un media, è strettamente collegata alla propria indipendenza e alla propria capacità di autofinanziarsi. La rete, da questo punto di vista, ha dei modelli di business deboli. Io credo che
tutti quanti siamo a questo tavolo, sappiamo che uno dei più grandi problemi che c'è sulla rete in questo momento è come finanziare l'attività sulla rete. Qual è il modello? La pubblicità, il content providing, quant'altre soluzioni siano state mai pensate o escogitate. Rimane il fatto che il modello di business è sempre debole e questo è una limitazione vera alla libertà della rete. Indipendentemente da quello che poi uno può dire, perché tecnicamente l'accesso alla rete è libero. Io posso aprire il mio blog, ci metto mezz'ora, scrivo quello che voglio, magari sono anche bravo, riesco anche a farmi ascoltare, però rimane il fatto che se io mi dovessi dedicare esclusivamente a quello, dovrei avere la possibilità di sostenermi economicamente. E questo non è facile. In Italia ci sono due esempi di nuove iniziative esclusivamente online, di cui una in particolare è partita con un manifesto di libertà e di autonomia sulla rete, che è l'Inchiesta, non so se qualcuno di voi la conosce, che è di fatto un espresso, tra virgolette, online. Era una nicchia di informazione importante, aveva un finanziamento composto, aveva una compagine finanziaria di circa 70 azionisti e questo garantiva nella pluralità delle voci di chi metteva i soldi l'impossibilità che qualcuno dettasse l'agenda o comunque sia la possibilità in qualche modo di averne tanti che dettano l'agenda. Bene, questa è un'iniziativa che sta fallendo. Perché? Perché il modello di business non funziona, perché non riescono a dragare pubblicità, non riescono a dragare abbonamenti, perché, non mi ricordo chi lo diceva prima, sulla rete la percezione è che l'informazione sia libera e debba rimanere libera e gratuita, e questo è un limite enorme alla libertà. Allora, più che ragionare su quanto in realtà la rete sia un agorà che permetta di dire quello che pensi, che è vero, il problema è capire come oggi tu riesci a sostenere economicamente questa libertà. Sì, secondo te è meglio avere un padrone unico, definito, alla luce del sole? Poi non credo che il sole 24 ore farà mai inchieste sulla Marche d'Aglia o Repubblica, su tutti i biglietti, piuttosto di appunto avere la mancanza di libertà che deriva dal non poter mangiare con il lavoro che si fa. Questo è assolutamente vero, se pensi a un fatto, non è la soluzione migliore. Perché il fatto che esista un editore che ti impedisce di scrivere, il fatto che esista il Sole 24 Ore che ti impedisce di fare un'inchiesta sulla Marcegaglia, non è libertà di informazione. Però dall'altra parte non riuscire a trovare un modello di business che ti garantisca una libertà assoluta di informazione, anche questa è una limitazione importante. Da questo punto di vista non è bene né l'uno né l'altro, il problema è che non si riesce a trovare la terza via ad oggi sulla rete. E questa è una limitazione enorme se pensate al fatto che la rete in realtà, e questo è un giorno dedicato al software libero, quindi a ciò che c'è di più libero, perdonate la reiterazione, sulla rete. Oggi la rete in realtà è governata da 4-5 grandi player, Facebook, Google, Twitter, LinkedIn e quant'altro viene in mente. Sono grandi player che in realtà governano la rete e la rendono alla fine meno libera. Allora, se il modello di business sei il grande player, torniamo a quello che erano i grandi gruppi editoriali nell'offline. E questo è un problema importante, perché sta snaturando quello che in realtà era fino a 5 anni fa, 6 anni fa, quando anche un blog in qualche maniera artigianale, in qualche maniera non professionale, riusciva a diventare una voce libera. Lo sono ancora, ce ne sono tanti, qua al tavolo ne sono seduti tanti, che io rispetto profondamente, devo dire. Però c'è un problema di modello di business. Loro dovranno sopravvivere in un mercato, non mi ricordo chi ci dava il mercato, forse il signore Lini. Il web è un mercato a tutti gli effetti, ci possa piacere o ci possa anche non piacere, ma il web è un mercato, bisogna pagarlo. Bisogna pagare le macchine, bisogna pagare la banda, bisogna pagare chi scrive i contenuti o comunque sia bisogna pagare la macchina, e il fatto che non ci sia un modello di business per fare questo è una limitazione pesante alla libertà d'espressione. C'era un altro dei nostri ospiti che voleva intervenire. Sì, un appunto su questo discorso, limitatamente al discorso dell'industria editoriale, giornali, quotidiani e quant'altro. È vero che il web è molto debole in termini di modello di business, cioè di come fare a campare, cioè tanto mi entra, tanto mi esce. È anche vero che negli ultimi 3 anni l'impresa dal punto di vista editoriale più innovativa è stata Huffington Post, che è un quotidiano tutto online,
e che invece il business model tradizionale dei giornali cartacei sta andando in crisi, tant'è che anche in Francia, anche in Europa iniziano a chiudere le testate storiche e tentano di andare online. Ora, normalmente questi tentativi allungano di 3-6 mesi, un anno la loro vita e poi muoiono perché non ce la fanno. Il problema vero, che poi ha anche l'editoria nostrana, penso anche a anche testate storiche tipo il Manifesto, che è quella, è che noi abbiamo, cioè queste testate hanno dei costi fissi molto alti dovuti alla professionalità dei giornalisti, a dei ruoli professionali e quant'altro, che per dire i1000.org, la rivista online che è nata, che abbiamo creato, non ha, cioè ognuno si fa l'editing del proprio pezzo, non c'è un correttore di bozze, non abbiamo fotografi professionisti, ma utilizziamo le foto che stanno in Creative Commons disponibili in rete. Ovviamente non è una professione, cioè noi non ci campiamo con il lavoro della rivista, però è indubbio che nel momento in cui si parla di un'impresa imprenditoriale, noi abbiamo fatto una cosa un po' diversa, e quindi nel momento in cui c'è anche da trovare i soldi, bisogna inventarsi un modello, sì, per acquisire più soldi. 9 su 10 pubblicità e donazioni, però anche ripensare tutta la struttura di costi che poi pesa. Questo è un problema grosso, perché ovviamente va a cozzare con anche delle organizzazioni di lavoro, delle professionalità create sul campo, che dall'oggi al domani il tipografico non ti serve più. Non è che non lo paghi troppo, non ti serve proprio più, quindi inizia a diventare un problema. Poi il tema più generale è quello che diceva nel 2010 Anderson sulla rivista Wired, che il web probabilmente, così come l'abbiamo conosciuto, è morto. I blog sono roba abbastanza vecchia, quindi in realtà c'è tutto un tipo, lo diceva, dicevi tu per Eliseo, ma in realtà bisogna sempre stare molto attenti a quello che succede, perché dall'oggi al domani appunto esce tutta la navigazione via smartphone invece che tramite un computer, e si cambia completamente tutti i punti di riferimento, e quindi tutti i ragionamenti che si facevano solo 3 anni fa sull'accessibilità dei siti oggi non hanno probabilmente nessun senso. Ovviamente questo poi comporta costi, comporta cambi di business model. C'è un altro ospite che voleva intervenire? Sì, giusto due parole. Una era, mi è venuta in mente un'altra cosa, mentre sulla questione del fare la spesa, che è una questione, insomma, dato che io faccio un'altra professione, faccio l'informatico per fare la spesa, mentre scrivo anche libri, anche con editori, cioè mi pagano per farlo, però comunque non ci faccio spesa. Oppure sui 1000, che ha un modello di business completamente diverso rispetto a quelli che abbiamo visto, perché come diceva Stefano, noi siamo tutti volontari, lavoriamo tutti volontari, e succede che il ruolo per esempio dell'amministratore di sistema è un ruolo brevissimo, dura 6 mesi, poi ti spompi, non hai più la risorsa, c'è bisogno di un altro, casomai rimani in redazione, continui a scrivere articoli, però non ti puoi più assumere la responsabilità. E mi è venuto in mente che uno degli ultimi degli articoli che abbiamo pubblicato di recente parlava di un prodotto che sta, insomma, che in Europa e in America un piccolo successo, che è la stampante in 3 dimensioni. Questo mi faceva pensare al fatto che tra poco, allora, se diamo per assunto che tutto quello che possiamo scaricare da internet non deve costare niente, fra poco anche gli oggetti, anche il design non dovrà costare niente. Quindi sicuramente il mercato, come il mercato di internet, così come ha trovato un modo per far sopravvivere la musica, troverà un modo per far sopravvivere gli oggetti. Ecco, invece rispetto alla questione proprio del modello di business, questo diciamo era un inciso, rispetto proprio alla questione del modello di business, questo secondo me è un argomento, cioè noi non abbiamo sicuramente nessun tipo di padrone, perché non ci paga nessuno, però abbiamo anche la difficoltà di accaparrarci le risorse migliori. Cioè scrivono sui 1000 professori universitari, il direttore ora insegna all'università americana, sono passati sui 1000 Latinagli, la Chiara Lalli, cioè autori, insegnanti, professori di università, non li riusciamo a tenere per tantissimo tempo,
cioè nel nostro modello di business, che è un modello di business dove nessuno ti paga, dove lo fai come volante, se qualcuno vuole dare una mano, vuole scrivere se limite, a noi si fa piacere anche un articolo ogni tanto, perché consente a questa piccola finestra, che era nata come una finestra politica, di continuare a esistere, a veicolare contenuti. Ecco, allora, questa piccola finestra è nata come una finestra politica per il PD al tempo, ora è completamente slegata da qualunque tipo di partito perché si è evoluta, e qui chiudo. E l'argomento di questa finestra, che era Emile Org al tempo quando è nata, c'era dentro Luca Sofri, c'era dentro Ima Scalfarotto, che qualcuno ha menzionato, c'era dentro un po' di gente che diceva c'è bisogno di rinnovamento politico, e in quel momento storico, era il 2005-2007, la parola rinnovamento generazionale era una parola che non significava nulla. Oggi non significa nulla per un altro motivo, cioè perché è diventata usata e quindi ha smesso di significare, un'altra volta ha fatto il giro. Però in quel momento l'argomento che noi volevamo veicolare, la televisione, e così riporto all'argomento iniziale, la televisione sarebbe riuscita a veicolare quel contenuto in 3 mesi. Noi ci abbiamo messo 5 anni, però io ieri sono stato, ho sentito il governatore della regione Toscana, quindi non Enrico Rossi, non l'ultimo opinionista, l'ultimo diciamo che ha un parere, dire che il rinnovamento generazionale è una priorità, cioè quell'argomento ci è voluto 5 anni per veicolarlo, ci vuole più tempo, però poi l'abbiamo veicolato. Già, per non buttarla troppo in politica, tornando al business, le vostre difficoltà magari potrebbero essere superate con una maggiore unione anche tra i blogger. Io vorrei chiedere a Tony Sino di Blog Italia, sul tuo blog ho visto che c'è stato il 16 ottobre, proprio l'ultimo Blog Action Day, un giorno in cui tutti i blogger decidono di parlare dello stesso argomento, si dice appunto di dettare l'agenda, dettando poi realmente l'agenda. Sarà questa la vostra speranza, il vostro futuro, cioè quello di essere comunque voi una sorta di agenzia di stampa, cioè lancerete voi lanci? Ma guarda, io questo non lo so, cioè è difficile da pronosticare, anche perché il livello di attenzione che c'è su queste iniziative è un po' proporzionale anche al tipo di cultura che si trova in un paese. Quindi l'Italia è una repubblica fondata sulla televisione, adesso sui telefonini, quindi diciamo che da questo punto di vista non è semplicissimo tutte quelle che sono le rivoluzioni che implicano un cambiamento culturale richiedono parecchio tempo, però di sicuro c'è da dire che alcune iniziative nate in rete molto spesso hanno un certo impatto, soprattutto per quanto riguarda ancora una volta quelle che sono vicine ai marchi. Paradossalmente il mondo dell'impresa forse è stato quello che è diventato più sensibile alla rete, forse proprio per questa sorta di shock, perché ancora oggi mi capita di ricevere a volte dei commenti divertiti da parte di agenzie di pubbliche relazioni con cui siamo in contatto, che ci dicono che i loro clienti spesso chiedono di rimuovere. Aspetta che ha una sua logica, bisogna capire quale, però funziona così. Allora, diciamo, ci chiedo. Ok, ci chiedono di rimuovere. No. Ti dicevo, ci chiedono di rimuovere alcuni contenuti. E a volte è una cosa molto divertente anche per loro, perché devono fare un po' di scuola dicendo appunto ma guarda che i blogger non sono controllabili, e a quel punto ti viene da dire che forse prima i giornali lo erano un po' di più, se non altro per logiche pubblicitarie, per esempio, proprio il fatto che non abbiamo questa pubblicità e siamo così sfigati a volte, perché poi ci si specializza, provoca insomma quello che vediamo. Tu dicevi la nostra speranza,
Qualcuno poco fa accennava che i blog sarebbero morti, un tema molto ricorrente, devo dire, se ne dibatte da un po' di anni, ogni tanto viene fuori un post in cui si dice, insomma, Facebook e i social network hanno ucciso i blog. In realtà secondo me non è così, perché hanno spostato il rumore, un certo rumore che era poi quello che forse faceva più da generatore dei blog come diario personale. Per molto tempo i nostri, anche giornalisti, hanno pensato che i blog fossero il corrispondente della smemoranda su internet. In realtà non era soltanto questo, però adesso che la smemoranda è passata su Facebook, che cosa è successo? I blog si sono specializzati, infatti ci sono blog particolarmente autorevoli su alcune tematiche, ad esempio sull'informatica, questo diciamo è facilmente evidente, ma per esempio ci sono i fashion blog che stanno avendo un momento soprattutto in Italia, dove la moda è un argomento particolarmente importante, se non altro perché veniamo riconosciuti nel mondo proprio per questo argomento, dicevo, stanno avendo un momento di grande interesse, così come quelli legati alla cucina, così come i blog locali. Io ne gestisco uno su Palermo che si chiama Rosalio, che un po' di casino l'ha fatto, abbiamo fatto ritirare dei libri in autotutela, è successo che quando segnaliamo che una strada è sporca, che non funziona qualcosa, poi la riparino perché ci leggono gli assessori, ci chiamano loro stessi perché vogliono spazio, allora tu glielo dai, gli dici ma guarda che lo spazio anche a quello dell'opposizione, e gli dicono ma io ti do un patrocinio, e allora gli diciamo che il patrocinio non ci serve perché in fondo non abbiamo grandi spese, insomma sono le cose anche divertenti da raccontare. Quindi la nostra speranza probabilmente è fare meglio il nostro lavoro e diventare un punto di riferimento per quel settore, quando si parla di un lavoro di lungo periodo, oppure per un tema, perché a volte insomma anche blog sconosciuti vengono attenzionati per un tema. È recentissimo il caso di un blogger italiano che è riuscito a far dimettere un ministro in Gran Bretagna soltanto perché ha messo insieme le informazioni che si trovano su YouTube, ha ricevuto l'attenzione che meritava, e lì in Gran Bretagna, dove ci si dimette per un non nulla, direi che non era questo il caso, però insomma nei paesi civili non bisogna fare bunga bunga per dimettersi, qui non lo facciamo neanche per quello. È l'equivalente di La Vitola con Frattini, quello che è successo in Gran Bretagna. Esatto. Esatto, è una cosa molto sicuramente diciamo di spessore rispetto diciamo ad altre per cui si dimettono, è stato proprio un blogger a riuscirci. In Italia, per la verità, c'è un caso come dire, informazione che viene dai blog che ha creato un problema molto serio, addirittura internazionale, alla politica, è la pubblicazione del dossier Calipari senza le pecette qualche anno fa. Insomma, questo dossier lo racconto a beneficio di chi non lo sapeva. Era stato annerito nelle parti sensibili che contenevano nomi, regole di ingaggio e quant'altro, con una specie di evidenziatore nero su nero, quindi non si leggeva, bastava fare copia e incolla, così come ha fatto Gianluca Neri di Macchia Nera, che l'ha messo su Word per leggerlo con più comodità, non so per quale motivo, e si è accorto che venivano fuori i nomi del soldato coinvolto, le regole di ingaggio, alcune informazioni sul checkpoint e quant'altro, cosa che ha creato un incidente diplomatico all'Italia, perché quelli se la sono presa gli americani, insomma, perché erano venute fuori queste informazioni che mettevano a repentaglio la sicurezza delle truppe. Un po' un Wikileaks ante litteram, se diciamo vogliamo cogliere quella che è la dinamica, perché è la stessa cosa che riprovano l'Assange, cioè se l'informazione, anche se l'informazione vuole essere libera, che poi è un criterio anche alla base del Linux Day per certi versi, alcune informazioni forse andrebbero trattate con un po' di attenzione, che è il motivo per cui io poco fa dicevo provocatoriamente, insomma, quest'ordine giornalisti, cioè solo in Italia e in Romania, però è vero che ci sono alcune informazioni che vanno trattate con una certa attenzione, e questo è probabilmente è uno dei problemi che abbiamo noi come blogger, cioè il fatto che se non c'è una coscienza del fatto che si può influenzare qualcuno, e a volte si può anche rovinare la reputazione di qualcuno, diciamo che si può sicuramente essere molto dannosi. Dall'altra parte si potrebbe dire che
la verifica e tutte quelle tutele che fanno parte del giornalismo dei paesi civilizzati, in Italia non è che siano così presenti. Guarda, hai anticipato la mia domanda che stavo per fare a te, però a tutti gli ospiti presenti. Siccome ci sono state delle lamentele motivate, giustificate, su cosa però il blogger e in realtà anche chi comunque utilizza il web secondo me dovrebbe fare anche un po' autocritica, cioè quali errori sono stati fatti in passato o vengono compiuti ancora per cui non si riesce a far fare al web e al blog quel salto di qualità che tutti auspichiamo? Ma ti potrei dire che a volte ci si lascia comprare per poco, nel senso che il criterio di cui in qualche modo accennava poco fa anche il signore in platea, per cui si ritiene che l'informazione sia in qualche modo giustamente gratuita e quant'altro, a volte diciamo crea partorisce dei piccoli mostri. Cioè fondamentalmente non è vero che anche nel caso in cui si faccia informazione gratuitamente non circoli valore. Questo valore circola, qualcuno si è addirittura spinto a teorizzarlo come se fosse una specie di valuta, la chiamata Wafi, che sarebbe una valuta virtuale che misura la tua, non voglio dire influenza perché è un termine che viene utilizzato impropriamente, ma la tua reputazione, ecco. Quindi se tu vali molti Wafi, e questo ti viene fuori dagli articoli che hai pubblicato, le menzioni e quant'altro, hai un valore in quella moneta. È un po' come se stimassero il tuo valore in dollari, per esempio. Dove sta anche la bravura? La conversione della moneta Wafi nella valuta euro, fondamentalmente. E qui diciamo che spesso molto dipende dal valore di cambio che si fissa. Allora, guarda, prima di passare poi agli altri ospiti, ognuno con le proprie autocritiche intellettualmente oneste, a sto punto parliamo con Achille di SEO, cioè in base a che cosa traduce un Wafi in euro e non in un Baffi? Allora, una volta posizionato tutto web, realmente il giro d'affari e la visibilità di un sito ovviamente ne beneficia. Avere un sito posizionato, anzi avere un sito non posizionato è uguale avere un negozio in una zona poco trafficata. Un negozio in centro a Roma sicuramente avrà una visibilità maggiore rispetto allo stesso negozio nella periferia di Grosseto. Quindi diciamo in termini di visibilità e di conversione di click in acquisti, un sito posizionato ne beneficia molto. La conversione si intende il click ricevuto dal sito si converte in una vendita se io nel mio sito un e-commerce o vendo prodotti o servizi. Quindi lo scopo principale fondamentalmente dei SEO è quello proprio di riuscire a convertire il click in una vendita. Quindi naturalmente più si ha una visibilità, più si ha click verso il proposito, più si ha la possibilità di aumentare il giro d'affari, considerando anche il fatto che il posizionamento ha un costo, cioè un SEO ha un costo relativamente basso rispetto alla potenzialità che un sito posizionato può dare. Possiamo essere visibili quando posiziono un sito, realmente faccio un'analisi dell'azienda, del prodotto o del servizio. In base al target di riferimento e anche alla zona geografica di riferimento che si vuole aggredire, posiziono il sito. Realmente ci sono alcune aziende che vogliono essere visibili in Italia, nell'area geografica italiana, quindi vogliono che tutti da Palermo a Milano possano visitare e cliccare il sito. Sono altri che per il business che hanno non hanno più sentito interesse, hanno interesse alla visibilità più provinciale o magari regionale. Naturalmente un sito web posizionato a livello nazionale
riceverà molti più click rispetto a uno posizionato a livello regionale o provinciale. E essere visibili e quindi far parte delle prime 10 posizioni per determinate parole chiave nei motori di ricerca significa avere una visibilità estrema, un numero di click elevatissimo e per esperienza personale posso dire che naturalmente chi è primo o comunque tra i primi 10 posti in queste classifiche raggiunge termini di visibilità importanti, si parla di migliaia di visite mensili e tassi di conversione altissimi, perché comunque in linea di massima l'utente medio clicca sulla prima pagina, massimo arriva alla terza, quindi in termini di numeri fino alla terza pagina sono 30 risultati, diciamo che il 50% clicca sul primo risultato e poi mano a mano le percentuali scendono fino alla terza pagina, nessuno va oltre la terza pagina perché comunque non ritiene evidentemente che i contenuti del sito siano appetibili, questo perché Google, come dicevo prima, è molto bravo, diciamo, a capire di cosa parlano i siti e posizionarli, non sempre è vero, ma ci prova in base alla meritocrazia e ai contenuti e a quello che offre il sito stesso. Noi qui abbiamo tutti dei siti abbastanza ben posizionati, però si dice sempre che si può migliorare, quindi ognuno di voi mi dica, partendo da diritto di critica, che cosa manca o se avete commesso magari degli errori in passato, in cosa vorreste migliorare in futuro. Comunque, gli errori che fanno i giornalisti in queste cose, cioè pensare da giornalista. Allora vediamo delle notizie e ci viene spontaneo mettergli una graduatoria di importanza in base a dei criteri vecchi da un certo punto di vista, ci sembra molto importante, per esempio io mi occupo spesso di ambiente ma anche di economia, mi può sembrare importante una notizia di un grosso cambiamento economico alla BCE, in realtà la gente non gliene frega assolutamente nulla. Per quanto uno lo possa spiegare, quindi una maggiore attenzione da questo punto di vista, noi giornalisti, noi quattro professionisti lo facciamo come errore, gli altri 15-20 collaboratori, non essendo giornalisti, hanno un grande vantaggio di non pensarci e fanno degli articoli magari anche più interessanti in questo modo, quindi noi dovremmo capire questa cosa. E per il resto, puntare, ecco, sì, avvicinarsi da un certo punto di vista al blog, ma senza finire per essere qualcosa che non possiamo nemmeno essere, cioè un'opinione e basta, perché non è quello che ci interessa, non è quello che sappiamo fare, insomma. Nel poco che sappiamo fare ci proviamo, informazione. Io parlo per conto di Galileo, un giornale che tratta principalmente scienza, vero? Già dal nome Galileo uno dice, ma non è un po' vecchio Galileo, cioè, nel senso, come idea. Infatti Galileo, forse uno dei problemi che ha, lo sto cercando di dirlo alla redazione, è che è rivolto soprattutto a un pubblico che ormai a scuola non ci va più, è rivolto a un pubblico di professori, di ricercatori. Quando va bene gli studenti universitari, non riesce a raggiungere chi sta ancora alle scuole superiori. Questo è uno dei problemi, è questo, che a volte il giornalismo in Italia, il giornalismo scientifico soprattutto, ha un approccio che è ancora quello della carta stampata. Quando qualcuno fa un articolo mette una foto, mette il testo e il valore aggiunto è sui link ipertestuali. Io magari cito giornale, una rivista scientifica, ci metto il link, quindi non si deve prendere la briga di dire ma sarà questo, ma sarà quest'altro, lo va a trovare subito, ma questo non basta, ci sono dei modelli adesso che sono modelli commerciali che girano, per cui ogni persona si può fare il suo giornale, semplicemente collega il suo account Twitter, il suo account Facebook e questo gli genera una paginata con tutto quello che gli interessa, perché uno dovrebbe perdere tempo ad andare a cercare se Galileo ha parlato dell'esperimento Burexino, o se ha parlato del satellite tedesco che sta per cascare sulla Terra.
suoi tweet, i suoi amici su Facebook, se ne parlano, sono cose interessanti, gli arriveranno direttamente. Il servizio si chiama paper.li, perché uno si collega, si fa la sua rivista, poi la fa girare sulla rete. Il problema è questo, il problema è trovare dei modelli che dicano le persone che stanno leggendo, giovani soprattutto, perché sono quelli che usano più la rete. Qua c'è qualcosa di interessante per voi. E questo lo si fa sfruttando i file multimediali. Ci sono ora delle applicazioni che ti permettono di unire il testo, i video, le immagini, tutte in una sola schermata. Non serve più cliccare sui link, tutto lo dice già. Questo si chiama Storyfy. Ecco, chiaramente una delle scelte principali è quella di innovarsi, di cambiare, di pensare a dei modelli diversi. Purtroppo il giornalismo non ci sta riuscendo, almeno i grandi esempi di giornalismo purtroppo sono sempre, diciamo così, pietrificati nella loro testa, o trovano una soluzione o la troverà qualcun altro. Questo è l'unico lato positivo della cosa. Il fatto che appunto selezionare contenuti di qualità è sempre molto difficile, quello è un lavoro che insomma a volte si rischia di essere troppo specialistici su certi argomenti, rischiamo di essere troppo specialistici su certi argomenti, e che Emilia non ha ancora trovato un modello di business, stamattina non ha parlato, non ha ancora capito come far sopravviversi, e questo è uno dei problemi che aveva, però insomma il fatto che abbiamo questo problema da 6-7 anni vuol dire che in qualche modo siamo riusciti a sopravvivere, però è fare una riflessione su come continuare a conservare contenuti di qualità o incrementare la qualità dei contenuti senza però avere un modello di business scritto da nessuna parte, ma con dal direttore all'ultimo che pubblica le foto volontari, è un problema insomma, che è un po' da capire, questa open sourceizzazione del giornale, non solo della piattaforma, ma anche. Noi punteremo nel corso dei prossimi mesi a sviluppare l'attività della multimedialità all'interno del sito. Siamo un sito piuttosto giovane rispetto agli altri, sentivo i 1.6-7 anni, quindi abbiamo numeri molto più ridotti. Certo è che l'interazione dell'interattività, quindi dei video, di un eventuale web radio, di un'eventuale televisione parallela al sito e poi della rete dei social network, può contribuire ancora di più a stimolare un dibattito. Noi abbiamo questa particolarità, cioè il fatto che anche i contenuti della rete devono necessariamente essere vagliati e controllati, perché ci rivolgiamo a un pubblico di ragazzi. E quindi questa sarà la nostra difficoltà dei prossimi mesi, però puntiamo molto su questo e vogliamo vincere questa piccola nostra scommessa. Io volevo sentire l'avvocato Giuseppe Nicosia, quindi tornando all'aspetto delle norme. Avvocato, diciamo che forse se la legge ammazza web, ammazza blog, come è stata definita, non è passata, il DDL è stato modificato, si deve anche a quell'azione forte che ha fatto Wikipedia, no? Quindi quello è stato un elemento, credo forse, che ha richiamato anche alla ragione un po' tutto il sistema. Ecco, e poi volevo parlare con lei anche della legge sulle intercettazioni, insomma, voglio dire, anche da un punto di vista pecuniario e penale per i giornalisti, insomma, prevede 6 mesi e 3 anni di reclusione, da 6 mesi a 3 anni, che adesso appunto la norma prevede, per quei giornalisti che pubblicano intercettazioni rilevanti. Io partirei con una battuta: un buon avvocato poi passa tutto, come con l'aspirina. No, ma è ovviamente una battuta.
scinderei le due questioni. Allora, Wikipedia, siti non giornalistici, diritto dovere di rettifica. Allora, lì secondo me si è fatto un gran parlare, si sono però confusi ovviamente piani diversi, a partire da chi ha scritto la norma. Ma questo purtroppo noi sappiamo che abbiamo un certo tasso non solo di analfabetizzazione tecnologica, ma un grado di analfabetizzazione giuridica del nostro Parlamento veramente è molto alto. Tanto è vero che secondo me, vorrei essere un po' malizioso, si sono resi conto che c'era qualcosa che non andava, ma non hanno ben capito che cosa che non andasse. Hanno detto mettiamo da parte questa norma perché c'è qualcosa che non funziona, poi quando capiremo cosa succede. Però ecco, sacrosanta vorrei dire, la bella manifestazione che ha fatto Wikipedia, tra l'altro ho potuto verificare una cosa, che veramente è letta da un numero enorme di persone, utilizzata da un numero enorme di persone, ma nel concreto, cioè perché me ne hanno parlato i miei figlioli che lo usano per le ricerche, me ne hanno parlato colleghi, quindi evidentemente se è riuscito ad arrivare a così tante persone, questa forma di protesta c'è di veramente tanta gente che la utilizza. Ed è stata secondo me una cosa interessante, anche se non ritengo che poi alla fine avrebbe avuto quella norma, quell'effetto paventato, ma insomma bene che non ci si stia a porre il problema secondo me, proprio perché quando poi ci sono di mezzo degli ignoranti che scrivono le leggi, poi veramente gli effetti non si sa mai dove possano giungere. Anche perché, ripeto, Wikipedia chiaramente non è un sito di informazione giornalistica, quindi una norma del genere di rettifica non avrebbe senso. Il problema in realtà è che è lo strumento che di Wikipedia, spendo una parola, è un pochino lontano da quello che è il modo di ragionare paludato, regolato della nostra cultura, di gran parte della cultura occidentale, cioè il discorso di quella che gli americani chiamano la peer review, cioè lo scontro critico fra ipotesi diverse, fra pari, soggetti che hanno pari dignità scientifica, nel nostro sistema non è che sia visto molto bene, quindi essendo un po' distante certi meccanismi di Wikipedia, vediamo le polemiche che sono state fatte in tema di affidabilità, di senso eccetera eccetera, sono veramente la rappresentazione di un gap culturale abbastanza forte. Credo che comunque oggi come oggi Wikipedia sia uno strumento insostituibile, cioè scomparisse domani mattina la possibilità di accesso a Wikipedia, sarebbe veramente un grosso problema per tante persone e non ci si renderebbe più conto. L'altro discorso è il discorso delle intercettazioni, della pubblicazione delle intercettazioni o meglio. Lì il discorso ci porterebbe molto lontano e credo che anche in questo caso, se il nostro legislatore prima di parlare o di scrivere conoscesse, sarebbe una bella cosa, forse non possiamo avere tutto e come cittadini, però ecco, sinceramente lì c'è una confusione terribile fra interessi, fra anche corporativi di categoria, di tutte le categorie. Il problema è questo, almeno secondo me, che poi le intercettazioni le devo leggere per motivi di lavoro nelle carte dei pubblici ministeri, e bisognerebbe ecco, veramente riuscire a avere un blocco della legislazione in materia per almeno 2 anni, fare una commissione paritetica fra magistrati, anche del pubblico ministero, avvocati, giornalisti e comuni cittadini, che poi sono gli utenti finali di queste informazioni, e avviare una riflessione profonda su queste cose, distinguendo però l'utilizzo giudiziario, che mi giustifica una compressione di quelli che sono i diritti fondamentali, perché spesso ci tendiamo a dimenticarcene facendoci prendere dalle pruderie o dalle curiosità o dalla possibilità di utilizzare in altra maniera le intercettazioni stesse, e il diritto di informazione.
è il diritto dovere dello Stato di reprimere comportamenti giuridicamente penalmente rilevanti. Questi sono i tre cardini, è una sorta di ménage à trois molto complesso come tutti i ménage à trois, ma proprio perché è complesso c'è bisogno di un continuo e soprattutto sereno scambio di idee. Questo è quello che manca alla normativa e manca alle ipotesi di riforma. Io quindi ripeto, avrei diverse domande su questo, sì, per capire anche meglio, per far capire. Dunque, prima di tutto, quando si potranno pubblicare i testi di una intercettazione? Allora, in base alla nuova legge non glielo so dire, perché la nuova legge non è ancora stata varata, quindi visto che c'è una tradizione anche qui tutta italica, per cui le norme partono in una maniera e arrivano in un'altra, scherzosamente qualcuno parlava di norme trenino in cui si agganciano e si sganciano i vagoni, direi che non è possibile prevedere.